esploriamo lo spazio Wiki. Accediamo allo spazio Wiki cliccando sull'etichetta corrispondente nella barra di navigazione dell'area formazione. All'interno dello spazio Wiki io ho creato una serie di documenti, uno per team, denominati Holyboard più Promethean, Holyboard più Panaboard e così via. Il dato fisso è la presenza del software Holyboard, in quanto è il software più acquistato in Sardegna con il piano scuola digitale. Al software Holyboard ho associato il software acquistato dalle scuole dei corsisti che si ritrovano nel gruppo. Per formare i gruppi ho utilizzato un'applicazione online che è descritta nello spazio Home del nostro spazio formazione. Proviamo ad esplorare questo spazio collaborativo per la scrittura a più mani. Posso creare un nuovo documento cliccando su questo tasto o posizionando il mouse al di sopra dei titoli dei documenti già presenti, posso attivare questo piccolo menu con letto, modifica e cronologia. Se voglio semplicemente leggere un documento, clicco sul titolo. Compare il documento già scritto a più mani in questo caso. Ci sono interventi ad esempio di Gianmarco e di Antonietta. Compare nuovamente questa serie di etichette, letto, modifica, cronologia. Al di sotto del documento, che è questo, scritto a più mani, è integrabile a più mani, trovo uno spazio di discussione dove ognuno, chiaramente identificato, può inserire un commento. Quello che inseriamo invece nello spazio di collaborazione, nello spazio di scrittura condivisa, non viene qui direttamente identificato con il nome dell'autore. Quindi se vogliamo mantenere il riconoscimento è opportuno inserire il nostro nome alla fine del nostro intervento. Andando in cronologia, visualizziamo gli interventi passo per passo e quindi vediamo quali modifiche il documento originario ha subito nel tempo. Possiamo persino ripristinare il documento in una delle versioni precedenti. Cliccando su Modifica, apro il documento in modalità di editazione, quindi posso eventualmente modificare il titolo, se fosse necessario, il permalink, e posso modificare o integrare il testo. Posso anche formattare il testo. Potrei aggiungere un file allegato, ma abbiamo verificato che in questo momento questa opzione non sta funzionando. Posso associare il documento a un gruppo. In questo momento stiamo operando con un solo gruppo, seppure operiamo con più team, ma l'unico gruppo è quello dell'intera classe del modulo 1, gruppo 3. Posso inserire dei tag che mi facilitino la ricerca e il riconoscimento del documento. Una volta effettuate le operazioni di integrazione, modifica, variazione del testo, devo confermare le variazioni apportate cliccando sul pulsante salva
in basso, in fondo alla pagina, cliccando su salva. Wiki è uno strumento molto potente di collaborazione e condivisione messo a disposizione dalla nostra piattaforma. Ripercorriamo velocemente i passaggi che abbiamo fatto per utilizzarlo. Clicchiamo su Wiki, decidiamo di modificare un documento, clicchiamo su Modifica ancora prima di aprire il documento, entriamo nella modalità Editing del documento, possiamo modificare il titolo, possiamo modificare il testo, cancellando, aggiustando il testo scritto da altri, ovvero aggiungendo un nostro testo. Ricordiamoci magari alla fine di inserire il nostro nome per rendere riconoscibile il nostro intervento. Se il documento non è stato creato da noi, possiamo evitare di associare il documento a un gruppo, possiamo evitare di inserire dei tag che forse saranno stati inseriti da altri, possiamo anche evitare di scegliere un documento padre di riferimento per il nostro. Se il documento lo stiamo solo modificando, qualcuno l'avrà già fatto per noi. Alla fine clicchiamo su Salva per confermare tutte le modifiche. Quello che avremo fatto lo potremo leggere poi nello spazio di collaborazione, di scrittura a più mani.